Salve signori, come va? Sono Kingslave e oggi siamo qui su God of War per continuare, scusate che Veidt Veintugard. Ok. Ecco, siamo qui oggi e riprendiamo dalla scorsa live. L'ultima volta andatelo a vedere su YouTube, che non è ancora uscito, però lo farò uscire più tardi. E niente, proseguiamo. Vi ricordo di iscrivervi su Che è Twitch, successo a su questo? Instagram Segui gli e su indizi. YouTube. Ok, tracce di bruciatura. Come Kingsley Corporation. E tutte nello stesso punto. Forse hanno cercato di ripararsi da uno sputafuoco. E sono morti lo stesso. Ancora no, scusa. Ragazzo. Certo. A posto. Dannato sia il re Nano, rovina dell'umanità. Sembra che non fosse un buon re. Chissà perché lo odiavano tanto. Sono morti ormai. Non ti importa? No, sono curioso. La curiosità è pericolosa. Concentrati. Leggi. Veide Dada, cioè caccia alla morte. Bene. Statue così grandi. I nani sono creature ingegnose, fastidiose, ma ingegnose. Devono essere stati nani molto importanti. Beh, eccola. Deve avere un punto debole da qualche parte. Preso. Mamma mia, raga. Mamma mia. Non era questa volta. Gli dèi non cadono facilmente. Lo so, scherzavo. E non si scherza su di loro. Scusa. Sono pure finto, Thor. Ecco la tomba. Trovato qualcosa? Forse. Questo simbolo. Padre, perché gli dèi causano tanti problemi ai mortali? Perché è nella loro natura. Ma con tutto il loro potere, alcuni dèi potrebbero cercare di rendere la vita migliore alla gente. E invece gli dèi continuano a diffondere infelicità. È la vita.
Beh, almeno noi facciamo del bene, giusto? È il verso del Drago. Come frate lui. Davanti, nemici! Bella luce ristoratrice. Guarda. Un'altra volta la luce ristoratrice. Cercate il primo pezzo. Mo, ora dobbiamo andare a cercare il secondo pezzo. Se trova lì. Credo. Bella scoperta. Ok. Vai, secondo corno trovato. Atreus, da me. Ok, arrivo. Il terzo corno. Se qui c'è il terzo corno. L'hai capito? Poi cercate come guarda adesso una live. Sono curioso. Ho qui e qui. Ragazzo. Signor sì. Muoviti. L'avevi preso, eh? No, me lo stavo giusto chiedendo. Cosa? Ma tua madre no. Attento al fiato del drago. Lo so, ragazzo. Attento al fiato del drago. Padre, occhio! Dio! Cioè, ho ucciso un innocente. Figliolo. Quella è terra. Vai, continua, non fa male, non fa male. Mamma mi parlava delle storie. Lo aiutiamo. Il drago è pericoloso. Lo so, ma sembra molto triste. Non vedo come sembri triste un essere che ruggisce e sputa fuoco. Sul piedistallo. Vediamo gli altri due e liberiamo. Non ci riguarda.
nemici non esiteranno a usarla contro di te. Vabbè. Fuggi! Non ci sono vettori. Sarà stato un piccolo insediamento. Era pericoloso questo giorno. Ma se era desiderio di tua madre? Sì. Viaggio di troppo. Potrebbe attaccarci e saremmo costretti a ucciderlo. Oh, hai ragione. Starà in guardia. Lo vedremo. Devo fare una cosa un attimo, perché per cercarli devo fare una cosa, io lo so. Ok, e va bene, ora mi serve l'olio del zombie, però pure piena, sì. Thank you.
mille punti. Devo sentire il corpo, raga, però non so dov'è. Sento. Cazzo sta? Ma raga, io lo sento. Sta cornacchia di merda. Allora, sentiamo bene il suono, eh. Posso mettere la seconda cuffia. Che la merda. Era lì stata. Guarda qui, un altro. È Scadi. Alla mamma piaceva. Grande cacciatrice. Già, la regina della caccia la chiamavano. Quello è suo padre e tutti gli animali che caccia. Le insegnò a cacciare. E l'ultimo pannello. Di nuovo suo padre. Tutti e due nella neve. E sono ancora lì. Una storia mica male. 9 su 11. Dai, dai, dai. Ehi. Va bene. Quinto corno. Cosa?
che posto? Rovine. Beh, sì. Credo che adesso siamo a posto. La fiera delle... Ragazzo. Certo. Ci penso io quanto qua, ragazzo. Il Renano ha spinto i sudditi a cacciare draghi e altri mostri. Un bel zed non è più, Padre, vieni a vedere. La leva lì dovrebbe liberarla. Ci attaccherà. Non lo so, ma sembra sbagliato. L'ho rinchiuso così. Ti fai prendere dalle emozioni? Tu non senti i loro pensieri, io sì. Ignorali e stai in guardia. Ok. Andiamo. Subito. Quella bestia. Niente, ma è stato felice di morire in battaglia invece di marcire come fosse. Stai migliorando. Hai combattuto bene, Atreus. Grazie, padre. Grazie, padre. Forse lo prendo. Non l'ho mai usato. Ah, bella l'aria fresca. Certo. Certo c'è, senza dubbio a me. Fa che non ci mangi. Ragazzo,
In guardia. Prego. Che è successo a tutta la gente che viveva qui? Segui gli indizi. Va bene, seguo gli indizi. Allora, c'era un malvagio re nano che costringeva la sua gente a cacciare mostri. Loro li gettavano nelle fosse e poi... Poi non lo so. Ci manca un indizio. Dentro il castello? No, non c'è nient'altro lì dentro. Ma sta attento ai draghi incatenati. Forse scoprirai altre cose sul re nano. Ok, sì, abbiamo completato tutto. Abbiamo decisamente completato tutto. Abbiamo completato il cazzo. E vi dico pure perché. Eppure mi manca qualcosa. No. È un drago. Anche questo è incatenato. Ah, torna da quello là che voleva tutto. Anche gli dèi devono stare con i piedi a terra, credimi. Proviamo. Bello. Scusate. Fatto, eh. No. Ehi, voi! Vabbè. La statua non c'è più. Se ne va. Che coraggio, va a cercare Thor da solo. È un idiota. Chi ha lasciato lo spirito? Un'offerta a uno degli dèi. Possiamo usarla? No, ma forse i nani sì. Che non tornerai mai più. Wow. Ehi, Brock,
Abbiamo trovato qualcosa. Tyr sarebbe andato in brodo di giuggiole a vedere queste offerte trasformate in armatura. Lo conoscevi? Che tipo era? Lascia stare, ragazzo. Tyr è morto. Meglio non rivangare il passato. Il nano è saggio, una volta tanto. Diamoci dentro. Guarda però quanto è potente rispetto a questo. No, facciamo così allora. Non mi viene da... Allora, vediamo tutti. Hai fatto un bel lavoro. Dimmi pure, ragazzo. Non stavamo parlando di qualcosa? Allora, signori, io direi di continuare un altro pezzetto e poi veniamo da qui, La runa di Tyr, eccola. Siamo dentro, ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il suolo è sul soffitto? Lassù, Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotun. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. C'è lì dietro. Scusate, ragazzi. Eccomi, ragazzuoli. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Wow, questi chi sono? Ragazzo, è la runa per Jotunheim.
Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. Si muove. Cosa si muove? Straordinari. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse possiamo capovolgere il tempio. E vai. Ora che si fa? Sinistro. Vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Ota. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. La logica è ineccepibile. Sa che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni? Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà, forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. Gli dei lo benedicano, ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Qui, ragazzo, un altro. Dice che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro, secondo le leggende. Devo trovare un altro... Vabbè ragazzi, io direi che può finire la live qui, sono un po' stanchino. E niente, pubblicherò queste live su YouTube. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. E ci vediamo oggi pomeriggio per continuare questa live.